In questa lezione vogliamo vedere le conseguenze che ha la presenza di una materia su un campo magnetostatico. Il campo magnetostatico è quello prodotto da correnti stazionarie, quindi di valore continuo. Per studiare questo effetto consideriamo un caso semplice, elementare, che però ci consentirà di trovare delle conclusioni che avranno validità generale. Il caso semplice che andiamo ad analizzare sia quello di un solenoide. Consideriamo un solenoide così schematizzato nel disegno. Nel disegno, diciamo, le spine si presentano distanziate una dall'altra, ma solo per appunto motivi grafici, di comprensione grafica, mentre invece che è un caso sperimentale reale, dobbiamo considerare le spire affiancate strettamente una all'altra in modo da appunto rendere il solenoide, l'avvolgimento formato dal solenoide compatto. Questo solenoide sia percorso da una corrente I0, consideriamola avente questo verso, il solenoide sia formato da n spire e abbia una lunghezza e occupi le sue spire, occupino una lunghezza che indichiamo con L. In queste condizioni sappiamo che la corrente che percorre il solenoide genera un campo magnetico che risulta essere parallelo all'interno del solenoide, parallelo all'asse del solenoide, di intensità costante e con un verso che in questo caso è da sinistra verso destra. Lo troviamo con la regola della mano destra, ipotizzando di posizionare le dita della mano nel verso in cui la corrente percorre l'avvolgimento, e la direzione del pollice in questo caso ci indica la direzione del campo magnetico di induzione magnetica B0. Sappiamo che l'induzione magnetica B0 nella zona interna del solenoide, lontano dai bordi, dove appunto noi lo ipotizziamo costante e parallela, presenta un modulo che è uguale a mu con 0, la permeabilità magnetica del vuoto, per l'intensità di corrente I0 che percorre il solenoide, moltiplicato per il numero di spire del solenoide, diviso la lunghezza L del solenoide stesso. Se adesso definiamo una grandezza NS come quel rapporto fra numero di spire e lunghezza, e questo rappresenta il numero di spire per unità di lunghezza, quindi queste sono spire al metro. Allora, sostituendo nella precedente, abbiamo che B0 può essere espresso come U0 I0 NS, appunto questo è il numero di spire per unità di lunghezza del solenoide stesso. Vediamo adesso cosa succede se all'interno del solenoide viene introdotto un certo materiale. Vediamone anche in questo caso una rappresentazione grafica. Quindi adesso passiamo al solenoide in presenza di materiale, questo cilindro che possiamo immaginare inserito all'interno delle spire del solenoide, intorno al quale le spire sono avvolte. Succede che nel momento in cui andiamo a introdurre
questo cilindro di materiale, si nota per un breve istante una variazione della corrente I0 che percorre il solenoide, ma questa variazione dura poco e la corrente si riporta al valore I0 precedente. Quello che invece cambia, si nota la variazione, è che l'induzione magnetica all'interno del solenoide cambia di valore, non è più B0, ma assume un valore che indichiamo con la lettera B. Il B come vettore risulta essere parallelo a B0, al B0 che avevamo nel vuoto, e nella stessa direzione, anzi, per la precisione, con lo stesso verso. Quindi l'andamento dell'induzione magnetica del campo all'interno del solenoide rimane la stessa, quindi l'intensità continua a essere costante con direzione parallela all'asse del solenoide. All'esterno, dove permane la condizione di vuoto, l'intensità del campo magnetico, l'intensità dell'induzione del campo magnetico risulta essere uguale a quella che avevamo in precedenza, essendo rimasto nel vuoto. Quindi possiamo esprimere B in termini proporzionali a B0 e scrivere che B è uguale a mu I con 0 ns, dove I con 0 la corrente, ns il numero di spire per unità di lunghezza sono gli stessi valori che avevamo nel vuoto, ma moltiplicati non più per la permeabilità magnetica nel vuoto, ma per un diverso coefficiente mu, che prende il nome di permeabilità assoluta, permeabilità magnetica assoluta, oppure che è lo stesso esprimerlo ancora in proporzione facendo comparire però ancora mu 0 e quindi esprimendo mu come il prodotto di mu 0 per un'altra, per un coefficiente mu con r, ancora per i 0 e per ns, dove mu con r prende il nome di permeabilità magnetica relativa del mezzo, relativa perché è rispetto al valore che assume nel vuoto, cioè mi dà il coefficiente che moltiplica la mu 0 per indicarmi la variazione della permeabilità dovuta alla presenza del materiale inserito. L'unità di misura della permeabilità magnetica assoluta è ovviamente uguale all'unità di misura della permeabilità magnetica nel vuoto, quindi si esprime ancora in henry su metro, mentre la permeabilità magnetica relativa, essendo un coefficiente che moltiplica la permeabilità magnetica nel vuoto, risulta essere adimensionale. Andiamo avanti nella nostra analisi andando a considerare e a calcolare la differenza tra il campo, l'induzione magnetica in presenza di materia e l'induzione magnetica che avevamo nel vuoto nel nostro esempio. Quindi andiamo a calcolare la differenza tra V meno V0 dalle espressioni precedenti abbiamo che B è 1 con 0
mu con R, utilizziamo questa, mu con 0, mu con R, I0, NS, quindi andiamo a sostituirla qua, quindi abbiamo che mu con 0, mu con R, I0, NS, mentre B0 avevamo scritto in precedenza, espressione simile, ma solo con mu 0. Quindi possiamo raccogliere a fattor comune il termine mu 0, verrà che moltiplica mu con R meno 1, I con 0, NS. Adesso a questo termine mu con R meno 1 moltiplicato I0 lo possiamo utilizzare per definire una grandezza che chiamiamo IM maiuscolo, uguale appunto a mu con R meno 1 moltiplicato I0, e questa la chiamiamo corrente di magnetizzazione. Avendo definito la corrente di magnetizzazione, andiamo a sostituirla nella precedente, quindi andiamo a sostituirla qui, e quindi l'espressione della differenza fra B meno B0 risulta essere uguale a mu con 0 I di magnetizzazione per NS. Ovviamente la corrente di magnetizzazione prende questo nome, cioè di corrente, perché si vede che ha la stessa unità di misura della corrente in ampere, in quanto mu con R è una grandezza dimensionale. Andiamo quindi a esprimere a questo punto B utilizzando la corrente di magnetizzazione, quindi torniamo all'espressione di B uguale, quello che faccio è da questa portare B0 a secondo membro, quindi risulta essere uguale a B0 più il termine che abbiamo appena calcolato, quindi più mu con 0 corrente di magnetizzazione per NS, andiamo ancora a sostituire il valore di B0 che sappiamo essere mu con 0 I0 NS più ancora mu con 0 I con M NS, raccogliamo a fattor comune e arriviamo all'espressione finale che ci interessa, mu con 0 che moltiplica I con 0 più I con M per NS, nella quale risulta chiaro l'effetto della presenza del materiale che si sostanzia nel comparire di questa corrente di magnetizzazione che sta a rappresentare l'effetto che ha il campo magnetico, la presenza della materia sul campo magnetico. Quindi è come se, pensando che il solenoide sia ancora nel vuoto, come se alla corrente I0 che percorre effettivamente il solenoide si sovrapponesse una corrente di magnetizzazione IM. E torniamo adesso a osservare la prima parte della nostra espressione, dove B è uguale a B0 più mu con 0 I con M per NS. Abbiamo detto che B e B0 risultano essere dei vettori paralleli e orientati nello stesso verso. Risulta allora comodo definire una grandezza vettoriale che
che è definita, osservando questo secondo termine del presente nell'espressione di B, e andando a prendere in considerazione il prodotto della corrente di magnetizzazione per il numero di spiri per unità di lunghezza, dalla quale viene definito un vettore M, definito appunto dal prodotto I con M per NS, quindi corrente di magnetizzazione per il numero di spire per unità di lunghezza, moltiplicato per un versore N, versore che è orientato che ha direzione e verso uguali a quelli di B0 e quindi uguali a quelli di B, a quello di B, quindi diciamo N è orientato in questa direzione all'interno del solenoide. Avendo definito questo vettore, diamogli anche un nome. Questo vettore viene chiamato vettore intensità di magnetizzazione. La cui unità di misura, osservando l'espressione, è data da una corrente moltiplicata per il numero di spire per unità di lunghezza, quindi presenta una unità di misura pari ad ampere per spire diviso la lunghezza, quindi al metro. Avendo definito questa grandezza, possiamo esprimere nuovamente la B come, passiamo all'espressione vettoriale, come B0 più U con 0 per M, l'intensità di magnetizzazione che abbiamo definito appena sopra, e questa espressione che risulta essere l'induzione magnetica nella materia, che abbiamo determinato nel caso particolare del solenoide, si trova avere validità generale in ogni caso. Quindi l'abbiamo ricavata nel caso particolare, ma questo risultato risulta essere valido in generale in ogni caso in cui è presente della materia, dove è presente un campo magnetostatico. Questa stessa analisi affrontiamola in un modo diverso, analogo a quanto è stato fatto nel caso del campo elettrostatico, dove in presenza di materia, di un dielettrico, è stato affiancato al vettore campo magnetico e il vettore spostamento elettrico D. Nel caso del campo magnetostatico si introduce un vettore H, diamogli vettore H che prende il nome di intensità del campo magnetico, definito come il rapporto fra il vettore induzione magnetica e la permeabilità magnetica del mezzo. Questo è l'intensità del campo magnetico come definito. L'intensità del campo magnetico risulta avere unità di misura
analoga, uguale a quella dell'intensità di magnetizzazione, e quindi abbiamo che è espresso in ampere spire su metro. L'intensità del campo magnetico ha la particolarità di essere indipendente dal materiale, e questo è anche il motivo fondamentale per il quale si introduce e si utilizza. Vediamo cosa intendo dicendo che è indipendente dal materiale. Beh, basta osservare la sua definizione, perché se H è dato dal rapporto fra l'induzione magnetica e la permeabilità magnetica del mezzo, noi abbiamo che H sarà quindi in presenza di materia B fratto mu, permeabilità assoluta del mezzo. Se non è presente il mezzo, quindi siamo nel vuoto, questo sarà uguale al rapporto fra B0, sempre l'induzione magnetica, in questo caso nel vuoto, diviso mu0, la permeabilità magnetica del vuoto. E questi due rapporti si mantengono uguali. Vediamo adesso le relazioni tra questa intensità del campo magnetico e le grandezze espresse in precedenza. Consideriamoci in un caso particolare, facciamo l'ipotesi Consideriamo il caso di essere in un materiale di tipo omogeneo e isotropo, quindi una condizione che però molto, molto spesso nei casi pratici si realizza. In questo caso si pone avendo visto che l'intensità del campo magnetico ha la stessa unità di misura dell'intensità di magnetizzazione. Allora, a questo punto le si pone in relazione esprimendo M come in proporzione ad H, introducendo una grandezza adimensionale, essendo MH, avendo la stessa unità di misura, questa grandezza proporzionale chi, lettera greca, chiamata suscettività magnetica. La suscettività magnetica risulta per la maggior parte dei materiali una costante, mentre vedremo che è una funzione dell'intensità del campo magnetico H per una particolare ma molto importante categoria di materiali, quelli di tipo ferromagnetico. E quindi ripartiamo dalla relazione tra B0 e M, che è B uguale B con 0 più mu con 0 M. Passiamo ai moduli e non all'espressione vettoriale. Da questa dividiamo primo e secondo membro per mu, e quindi abbiamo B diviso mu al primo membro, al secondo abbiamo B0 diviso mu più mu con 0 m diviso mu. Proseguiamo, allora abbiamo che b
B su mu sappiamo essere per definizione H, primo membro. Al secondo membro abbiamo B0 fratto mu, ma mu non è altro che mu0 mu con R. E quindi abbiamo 1 fratto mu con R, V0 diviso mu0, più ancora mu con 0 M fratto mu con 0 mu con R. Adesso semplifichiamo ciò che possiamo semplificare. Questo rapporto qua mu0 su mu0 si semplifica. Il termine V0 fratto mu0 sappiamo essere H, da qui, quindi questo è H. Quindi proseguiamo nei nostri passaggi. Quindi abbiamo al primo membro rimane H, al secondo membro abbiamo 1 fratto mu con R per H ancora, più M diviso mu con R. Riuniamo, riportiamo a primo membro il termine in H che abbiamo al secondo, quindi qua abbiamo H meno 1 fratto mu con R H uguale a M fratto mu con R. Facciamo il minimo comune multiplo al primo membro e otteniamo H che moltiplica mu con R meno 1 fratto mu con R uguale ancora a M fratto mu con R. Quindi anche qui possiamo semplificare fra primo e secondo membro il denominatore mu con R. Quindi ci stiamo avvicinando al risultato che stiamo cercando. Abbiamo H che moltiplica mu con R meno 1 uguale a M. Quindi, ultimi passaggi, lo scrivo nella forma M uguale a quella precedente, quindi M uguale a mu con R meno 1 che moltiplica H, ma se noi guardiamo la definizione di suscettività magnetica come l'abbiamo introdotta, e quindi come il coefficiente di proporzionalità appunto fra M ed H, risulta uguale che chi, il termine chi, non è altro che il termine che qua compare moltiplicato per H, e quindi alla fine dei nostri passaggi abbiamo che per un materiale omogeneo e isotropo risulta che la suscettività magnetica non è altro che mu con R meno 1, e quindi ancora, se vogliamo esprimere la permeabilità magnetica relativa in funzione di chi, risulta essere uguale a chi più 1.